Ciao, sono qui per dare un feedback rispetto alla hauls che ho fatto con Elisa la settimana scorsa, mi pare. E abbiamo fatto una sessione un po' particolare, nel senso che non l'abbiamo finita, l'abbiamo divisa. E nonostante non abbia finito, diciamo, il lavoro iniziato con Elisa, volevo comunque dare una prima restituzione rispetto al lavoro che abbiamo fatto insieme, perché innanzitutto è stato molto potente e adesso un po' come Gottardello che ho visto la sua testimonianza. E siccome mi è arrivato molto il concetto di cura che Marco comunque ha espresso molto bene, ma ho potuto provare su di me quanto Elisa cura non solo diciamo, la sessione online, ma anche quella offline, in quanto mi seguo in questo momento offline per raggiungere il mio obiettivo che mi ero prefissata con la Holz. Quindi, quando ho scelto quando ho chiesto di fare una sessione con Elisa, che cosa mi ha spinto? Mi ha spinto il fatto che mi sentivo bloccata, non capivo che cosa stavo facendo, quanto era buono e giusto quello che stavo facendo, e volevo un parere esperto su ciò che stavo facendo. Volevo capire se quello che era giusto, quello che era meno, diciamo, giusto tra virgolette, nel senso funzionale alla mia attività. E quindi volevo un confronto, volevo anche chiarirmi le idee, perché appunto era come se camminare bendata, no? Io stavo comunque andando avanti, facevo le mie cose, facevo lead, facevo post, facevo tutto quello che dicono che bisogna fare. Però, non avendo un buon riscontro, cioè in termini di clienti, molto, diciamo, scarso, ho voluto chiedere e vedere dove stava l'inghippo. E quindi chiarirmi le idee, capire appunto se quello che stavo facendo andava bene. E mi sentivo sicura, non mi sentivo sicura di quello che stavo facendo, appunto perché non avevo questa chiarezza e comunque sentivo che c'era qualcosa che non facevo bene, perché se non c'è il riscontro vuol dire che qualcosa non funziona, ma non sapevo, cioè intuivo cosa, però ecco, sono andata a confrontarmi e mettere luce su quello che era la mia sensazione. Mi sentivo molto frustrata perché circa un anno da quando avevo comprato il corso di Erika, che mi aveva dato tanto comunque all'epoca, perché io partivo proprio da zero, ma in termini concreti, no? Quello che poi vogliamo raggiungere tutto in termini di clienti, zero. Poi ultimamente avevo fatto anche altri lavori, qualcosa è comunque cambiato, però non sto raggiungendo quello che io desidero. E volevo qualcuno che guardasse la mia storia, cioè che guardava me, non guardare la frase, ok, questa frase va bene, non va bene, ma volevo qualcuno che accogliesse anche, no, me in toto, non solo un pezzettino. E quindi volevo, quando sono andata, volevo chiarezza, volevo sbloccarmi, volevo arrivare a quella concretezza che io sento ancora di non avere. Diciamo così, che mi mancava, diamo al cervello un input positivo, e volevo anche una persona meno rigida, che non mi mettesse dentro altri schemi e che invece mi liberasse, ecco. Cosa ho ottenuto? Un po' come Gottardello, ho preso degli appunti perché non volevo tralasciare nulla. E ho ottenuto, a parte ciò che cercavo, perché ho trovato tutto. Mi sono sentita accompagnata dall'inizio, come dicevo, online ma anche offline, proprio questo accompagnamento continuo, e non si è mai risparmiata Elisa, e quindi questo mi ha fatto sentire come se davvero si prendesse cura di me,
Che non ho mai sentito fino adesso, ho pagato migliaia di euro, però nessuno che prendesse me, si prendesse cura di me, magari un pezzettino, potevo fare una domanda qua, una domanda là, ma non avevo mai lo spazio e anche la risposta dall'altra parte. Più leggera e più sicura perché ho potuto comprendere dove stava l'inghippo. Quindi questo mi ha dato sicurezza. Ho ottenuto anche cose che non è che avevo una grande aspettativa, perché conoscendo Elisa so che Elisa è tanto, è tanta roba. E non sapevo cosa aspettarmi, sapevo che comunque sarebbe stato bello, così diciamo se questa può essere un'aspettativa, ma in realtà ho ottenuto di più. Perché oltre al risultato, no, concreto di cui ho parlato prima, mi sono anche divertita con lei. È stato proprio bello passare quelle ore insieme e questo per me è importante la qualità della relazione, non solo ottenere, no, la prestazione, ok, ho ottenuto questo, ma anche come stiamo assieme. Mi è piaciuto che non c'erano schemi. E quindi che lei ha cucito la sezione sui miei bisogni, su di me, e che c'è stato molto ascolto, come dicevo, dei miei bisogni, e quindi ha accolto quello che io le ho portato e ha costruito appunto tutto su quello. E il fatto che non c'erano schemi dove io, no, venivo di nuovo messa, anche questo mi ha permesso di sentirmi libera.